Bentrovati amiche e amici rossoneri, ultimo appuntamento quotidiano. Oggi lo faccio io perché ero un po' impegnato. Mezzogiorno Gabriele vi ha fatto un bel video interessante, andate a vederlo su Fly Emirates e sulla possibile inserimento di Fly Emirates, una notizia che già sapevamo da qualche giorno, avevamo solo bisogno di conferme, per fare lo stadio per il Milan, con il Milan e per il Milan. Sarebbe gran cosa, finalmente, se non sbloccherebbe qualcosa, anche perché Fly Emirates, gli Emirates c'hanno un sacco di soldini, quindi potrebbero aiutare a contribuire. Non so se l'avete visto, ma il vergognoso atteggiamento di Infantino, presidente della FIFA, ha fatto il giro del mondo. Infantino praticamente che ha fatto? Al funerale di Pelé, e ho visto le foto, al funerale di Pelé si faceva selfie, faceva autografi e rilasciava interviste. Ma come si fa? Cioè, io dico, come si fa il presidente della FIFA con un atteggiamento così? Ma cosa c'ha in testa, le zucchine? Cioè, io veramente non mi rispetto zero per Pelé. E questa è la dimostrazione che a sta gente si sente sopra tutto e tutti. Questo è proprio l'atteggiamento visibile al 100% che vi fa capire quanto è presuntuosa e arrogante queste persone. Al funerale di Pelé, davanti alla salma, ti metti a fare i selfie con le persone, gli autografi. Ma sei normale? Sì, è normale, ma è talmente me ne freghista sopra le parti che non si cura nemmeno di una persona deceduta. Rispetto zero. Ma anche il più umile dei contadini, con tutto il rispetto dei contadini, che io rispetto tantissimo sicuramente, avrebbe capito che una cosa del genere non si fa né adesso né mai. Cioè, è assurdo, è veramente pazzesco. Non so voi cosa ne pensate, ma a me mi fa veramente vomitare un atteggiamento del genere. Si deve solo vergognare per l'arroganza e la presunzione che ha avuto. Punto, chiuso il discorso. Facciamo un po' di aggiornamenti di giornata, ragazzi. Allora, innanzitutto il discorso di Gabriel, ok? L'Arcangelo Gabriele, quello che chiama Arcangelo Gabriele, affiancherà Messias, il brasiliano esterno di 18 anni che il Milan avrebbe già fatto un'offerta da 15 milioni. Bene, sappiate che c'è un attimino di blocco, di stasi, per il semplice fatto che il Milan ha fatto un'offerta da 15 milioni, mentre il Santos non lo libererebbe per meno di 20 milioni, quindi ballano 5 milioni. È un azzardo? È un investimento? Non lo so. Sicuramente, se andate a vedere qualche skill, qualcosa, il giocatore non gioca male. Però in Brasile, bisogna vedere poi in Italia come carbura, come gira sto ragazzo. È chiaro che non è un investimento esagerato della Madonna, chiaramente, però è un investimento che dal mio punto di vista si può fare. 20 milioni, il Milan 15, una via di mezzo a 18, potresti anche chiuderla. Potresti davvero sistemare la parte destra della fascia destra. Però al momento la situazione è bloccata perché ballano quei famosi 5 milioni. E questa è una notizia. Pioli poi ha parlato in conferenza stampa oggi e su Magnà non ci ha dato le belle notizie, ragazzi. Ci ha detto che non vogliono forzare i tempi perché la cicatrice non è ancora a posto, eccetera eccetera, comunque perché voglio andare con calma, insomma. Non sa dirci i tempi ancora in cui Magnà rientrerà, e questa è una cosa abbastanza grave, direi, una cosa che ci lascia un po' tutti perplessi, perché sono praticamente da fine settembre, signori, che Magnà non c'è, ed era un problema al gemello del polpaccio. Io veramente la verità qua non ce la vengono a dire. Qual è la verità? Non ce la vengono a dire. È inutile che parlano di ricaduta in allenamento con la Francia. Qua c'era qualcosa di ben più grave, o semplicemente c'era qualcosa che è stato curato in maniera errata, che non c'è mai stato detto, e come si dice, e poi ha avuto, ovviamente il problema si è accentuato. È impossibile, ottobre, novembre, dicembre, praticamente passerà anche tutto gennaio, forse febbraio, 5 mesi per un infortunio al gemello. Cioè, ci sono, credo lo sappiate anche voi, infortuni che con molto meno, magari anche un pochino più importanti, rientri a giocare. Quindi mi fa ridere e mi fa arrabbiare. Quindi non ci sarà Magnan per ancora un po' di tempo, ed era per quello che il Milan pensava al terzo portiere del PSG. E si parlava ovviamente di prestito di 6 mesi. Attenzione, non so se ve l'ho detto poi stamattina, mi sono dimenticato. In prestito per 6 mesi potrebbe essere una cosa molto interessante, anche perché poi Navas va via l'anno prossimo e lui rientrerebbe nei canoni del PSG.
vediamo che succede. Non è male, non è male come idea, ci starebbe tutto. L'altra notizia di giornata, ragazzi, è quella che riguarda Bakayoko. Vi ricordate che Bakayoko era arrivato in sede rossonera per parlare comunque col Milan? Stamattina sono anche rivisti, perché il Milan aveva due offerte sul piatto: l'Olympiacos e la Dama Trasporti di Montella. Bene, praticamente l'Olympiacos, una delle due offerte, che non ci ha dato a sapere quale sia, ha convinto pienamente Maldini e Massara, e avrebbero appunto parlato col ragazzo in sede Milan per portargli questa offerta e chiedergli ovviamente di accettare. Chiaramente succede che Bakayoko invece poi pensa a farsi le foto con le nuove Puma, e succede che Bakayoko dice: non lo so, ci devo pensare, ho bisogno di tempo. Ancora tempo, ha bisogno ancora di tempo. Chiaro che ci sta perculando, chiaro che sta perculando la dirigenza, sta perculando anche noi tifosi. Bakayoko ha un impegno, uno stipendio abbastanza importante, percepisce più o meno 3 milioni di euro, ma ripeto, non è colpa di Bakayoko, è colpa di chi l'ha preso e chi ha dato i 3 milioni, cioè, quindi è colpa della dirigenza. La dirigenza può anche sbagliare, gli errori si possono fare, tutto è concesso, però poi a un certo punto, quando entrambe le parti si accorgono che non c'è feeling, che non c'è trippa per gatti, comunque che quantomeno il Milan non lo ritiene non lo vede nel suo progetto, Bakayoko dovrebbe avere la decenza di trovarsi un altro alloggio, anche perché alla Dama e Olympiacos non gli danno uno stipendio così inferiore, e poi comunque potrebbe giocare come titolarissimo ed essere un personaggio, un giocatore importante, quello che adesso il Milan non è. Adesso in questo momento il Milan, quando va in panchina, è per grazia ricevuta, altrimenti è uno da tribuna. Io onestamente mi sentirei, scusatemi il termine, una merda, preferirei andarmene domani mattina, andare a prendere qualcosina a meno, tanto a quei livelli lì, se prendi 3 milioni di euro o ne prendi 2,5, 2,4, ci vivi bene lo stesso, non è un problema. Però chiaro, io non sono nell'economia, nelle tasche di Bakayoko, non posso capire, perché chiaramente nei suoi panni sarebbe tutto da discuterne. Chiaro è, come già detto, che se ti senti un professionista con la voglia di giocare, prenditene, vai. Cosa che Bakayoko non sta facendo, nonostante le offerte sono arrivate a più riprese. Bene ragazzi, questi erano gli ultimi aggiornamenti di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia di Bacca che anche situazione Infantino, e situazione soprattutto anche dell'Arcangelo Gabriele, come lo chiamo io, e se lo prendereste o meno. Intanto io vi auguro buona giornata, buon proseguimento di giornata, sempre comunque ovunque Forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi e addio, anzi no, ci sentiamo domani e addio.